Ben ritrovati con questo nuovo appuntamento di Edilizia Sicura. Nella nostra nuova puntata parleremo del lavoro in quota e dei rischi che comportano appunto scale, travattelli, piattaforme elevabili e di come eliminarli. Parliamo dei rischi del lavorare in quota, quindi sulle piattaforme elevabili. Sono macchine molto complesse, con tante caratteristiche, ognuna diversa dall'altra. La varietà nell'offerta di mercato è notevolissima e vengono prodotte sempre macchine di tipo nuovo. L'indicazione principale è conoscere la macchina, avere le idee chiare su come è stata pensata, progettata e voluta dal costruttore. Il costruttore ce lo dice attraverso il manuale di uso e manutenzione. È fondamentale conoscere cosa c'è scritto nel manuale di uso e manutenzione. Bisogna leggerlo. In tutto il mondo del lavoro ogni attrezzatura deve essere conosciuta, la formazione va documentata. In particolare sulle piattaforme di lavoro elevabile c'è un accordo Stato-Regioni, ci sono una serie di norme di legge che prevedono l'obbligo di formazione specifica con dei programmi ben precisi, quindi si parla di patenti anche se il termine è improprio. Il manovratore della piattaforma di lavoro elevabile deve avere la patente. Per le piattaforme elevabili la patente è obbligatoria a partire dai 2 metri di sviluppo da terra. Ci sono due tipi di patenti differenti, due formazioni diverse, a seconda che la macchina usi stabilizzatori per non ribaltarsi o che invece abbia per caratteristica sua la stabilità senza mezzi aggiuntivi. Una piattaforma senza stabilizzatori la si potrebbe definire autostabile, per le sue caratteristiche non si ribalta. Una piattaforma con stabilizzatori ha bisogno invece di piedi che allarghino la base di appoggio per non ribaltarsi, per poter raggiungere la posizione che si vuole. A quel punto diventa ancora più critico valutare correttamente dove questo stabilizzatore appoggia. Cosa serve per lavorare in quota? Allora, il lavoro in quota richiede una grande attenzione. E prima di tutto il datore di lavoro, che è il soggetto fondamentale demandato alla valutazione del rischio. Prima di accedere a una quota di qualsiasi genere va comunque attentamente verificati quelli che sono i rischi, i pericoli presenti. È abbastanza chiaro che qualsiasi quota, anche solamente 50-60 centimetri, può causare dei gravi pericoli per il lavoratore, perché magari attorno ci sono ulteriori pericoli presenti, delle armature, un pozzetto, altre cose che aggravano il rischio. È il concetto al quale un datore di lavoro deve puntare la sua prua, la sua bussola, è proprio eliminare il rischio. Quindi la prima domanda è: devo effettivamente lavorare in quota? È necessario mandare un lavoratore a quella quota? Devo cercare di trovare la soluzione di minor rischio per il lavoratore. Questo momento è un momento progettuale. Mi devo sedere a tavolino, verificare quello che è il progetto, parlare con i miei consulenti, parlare con l'impresa e cercare di trovare una soluzione in questo senso. Passato questo momento quindi progettuale, c'è il momento poi di esecuzione dei lavori. E qui purtroppo spesso succede, come tutti sanno, perlomeno forse chi frequenta i cantieri si rende conto, che questi due momenti sono troppo separati. Magari c'è una buona valutazione del rischio, ci sono documenti anche fatti bene, ma spesso questi documenti rimangono all'interno di cassetti. Cioè chi deve realizzare l'opera non ha neanche un'idea di quello che c'è scritto. E quindi c'è bisogno di un passaggio molto incisivo, anche a seguito di coinvolgimento di queste persone, di questi operai, dove insieme al capocantiere, insieme a chi deve realizzare queste opere, si illustra la valutazione del rischio. Tutti possono salire indistintamente sul cestello elevatore? A bordo del cestello ci possono essere più figure professionali. Il manovratore è quello che è responsabile del movimento della macchina. Quindi il problema classico che viene posto del potatore che sale
Se il potatore è formato, può essere autonomo nel movimento. Se il potatore è bravo come potatore, ma non è capace di usare una macchina, dovrà essere accompagnato da un manovratore. Diventerà quindi necessaria una macchina almeno biposto. Parliamo anche dell'importanza comunque di imbragature e cinture. Imbragature, cinture, cordini di trattenuta a bordo della piattaforma sono obbligatori. Le norme prevedono che il manovratore e l'eventuale passeggero, tutti quelli che sono a bordo macchina, siano trattenuti dentro in qualsiasi caso di incidente. Quindi è necessario avere la cintura di trattenuta ed essere formati per il suo corretto uso. Sopra i 2 metri, come diceva prima, diventa indispensabile la formazione specifica, anche perché la questione dei 2 metri nasce dal pericolo di lesioni gravi. Quando usciamo dal nostro specifico, ma quando nel settore del soccorso sanitario si ha notizia di una caduta sopra i 2 metri, automaticamente è un incidente, un trauma maggiore che richiede un approccio particolarmente cautelativo. La formazione è un qualcosa che riguarda l'aula, riguarda anche, se vogliamo, un ufficio di cantiere, però appena esco da questo ufficio devo essere in grado di mettere in atto quelli che sono gli apprestamenti, le precauzioni che ho letto e per i quali sono stato istruito. Un conto è leggere le cose, un conto poi effettivamente realizzarle. Allora, se guardiamo, come in questo caso qui, il ponteggio che abbiamo dietro di noi, vi rendete conto che è un ponteggio piuttosto complesso e lungo la strada passano dei cavidotti che sono quelli dell'alimentazione dei filobus. Quindi di conseguenza un addestramento porta anche a avere la capacità di realizzare opere che vanno a proteggere i lavoratori da rischi di elettrocuzione. Come in questo caso vedete che c'è nella parte bassa del ponteggio, ci sono dei pannelli isolanti, in maniera tale che eventuali sporgenze durante la fase di realizzazione del ponteggio vengono bloccate da questi pannelli. E per far questo ci vuole un preposto, ci vogliono degli operai che siano addestrati ad installare queste opere. Parliamo dell'incidenza, dei rischi appunto su in generale l'andamento degli infortuni sul lavoro. Ma l'incidenza rimane sempre altissima. Il rischio di caduta dall'alto, come anche il rischio di caduta dall'alto di oggetti, perché quando parliamo di rischio di caduta dobbiamo sempre distinguere di due categorie. Rischio di caduta dall'alto di operai e rischio di caduta dall'alto di oggetti. Entrambi sono pericolosissimi.
come potete immaginare, un mattone, un qualsiasi attrezzo, un martello che cada da quella quota, evidentemente può avere delle conseguenze altrettanto pericolose di una persona che scivola e inciampa e cade da una scala. Illustriamo quali sono i fattori principali e secondari di caduta. Perfetto, allora è sempre importante nella valutazione del rischio e nella valutazione delle misure preventive verificare quelli che sono gli aspetti immediati o secondari di un infortunio. Se io scivolo, potrebbe essere dovuto al fatto che magari le mie scarpe sono ormai, la suola delle mie scarpe ormai è logora ed è un fattore immediato. Ma se io continuo a scivolare, potrebbe essere il fatto invece che quella superficie sul quale sto lavorando evidentemente contiene dei prodotti o non è mantenuta in efficienza e quindi di conseguenza non solamente io scivolo, ma può scivolare anche lei. Questo è un fattore indiretto, diciamo, di caduta. Entrambi vanno valutati. Quindi quello che è importante è non fermarsi ad analizzare solamente la causa immediata, ma anche le cause che generalmente sono di tipo gestionale, che stanno dietro un infortunio. Perché nel primo caso risolvo l'immediato, nel secondo caso vado invece alla radice del problema e cerco di risolvere il sistema. Ultimamente si sente spesso parlare di mancati incidenti, di che cosa si tratta? Perfetto, è un termine di derivazione anglosassone, near miss. È molto importante, spesso in cantiere, se per caso capita un incidente, la cosa rimane a livello interpersonale o perlomeno si scherza su questo argomento. I mancati incidenti invece sono delle grandissime fonti di informazione che permettono al datore di lavoro, alle figure preposte, al coordinatore o al preposto, di analizzarne le cause ed evidentemente di eliminare quei fattori che possono aver comportato l'incidente, perché un incidente si differenzia da un infortunio evidentemente perché le conseguenze sono a livello diciamo indiretto, non comportano un problema per la persona, un infortunio per la persona, quindi non c'è bisogno di andare al pronto soccorso, tanto per capirsi. Può essere una tavola rotta? Bene, una tavola rotta, io mi sono diciamo imbalzato utilizzando un termine che sicuramente i muratori capiscono, ma non mi sono fatto male. A questo punto non deve rimanere un segreto, va dichiarato e va analizzato, la tavola non deve essere rotta, perché la prossima volta invece, oltre che imbalzarmi, posso anche battere la testa. Should have replaced that ladder years ago. I knew I shouldn't have reached over like that. And why isn't there a strict policy about two people doing a job like this? Il 30% degli infortuni sul lavoro in edilizia avviene tramite la caduta da scale. Anche se sembra un oggetto banale da utilizzare e non pericoloso, è fondamentale rispettare tutte le normative e fare in modo che la scala, quando viene usata, sia ancorata e tenuta in modo saldo da una persona a terra. Cerchiamo sempre di controllare le scale alla base, che ci sia il suo supporto in plastica, che diventa anche l'antiscivolo, non c'è problema che possa scivolare, e teniamo sempre le scale in ordine. In ordine vuol dire lubrificati, come in questo caso, che è una scala in alluminio composta in tre sezioni, lubrificate le corde che siano sempre in perfetto stato, anche perché sono quelle che nell'allungamento della scala servono per fare salire tutti gli elementi, e poi dopo un'altra cosa importante è che ci sono sempre le rotelline in testa alla scala, perché quelle permettono l'allungamento della scala in un modo corretto. E in generale tutte le scale devono essere sempre mantenute efficienti. Se una scala non è efficiente, è meglio scartarla e investiamo in una nuova che non è mai sbagliato.
bisogna prestare la massima attenzione, verificare che la scala sia fermata e saldamente ancorata, non portare pesi su per la scala, quindi tenersi stretto con tutte le due mani, non come sto facendo adesso in questo caso, che ho il microfono, e sicuramente ai piedi della scala è obbligatorio avere una persona che collabori, che tenga ferma la scala in maniera salda, in modo che non giri in nessuna maniera. E dopo di questo iniziare a salire tenendosi con due mani. Beh, quando si lavora in alto, specialmente sui tetti e le coperture, bisogna prestare la massima attenzione, verificare sicuramente la tenuta della copertura dove si deve effettuare la lavorazione, avere l'imbragatura di sicurezza, possibilmente con le cinghie che legano anche sotto le cosce, e poi sicuramente una corda legata a un palo stabile fissato al coperto. E dopodiché sicuramente con una persona che collabora e che tiene la fune ci si può avvicinare e iniziare la lavorazione. Questo solo nel caso di piccola manutenzione, perché per lavorare per grosse lavorazioni bisogna avere sicuramente il ponteggio, che offre sicuramente il massimo della protezione. Parliamo ora del lavoro, appunto come si svolge, quali sono le fasi del lavoro in quota, quindi nello specifico sui cestelli elevabili. Il cestello elevabile è per sua definizione una macchina che viene usata salendo da un punto ben preciso, ci si muove nello spazio con questa macchina, si fa il lavoro in quota che progettato e si torna nella posizione da dove si è saliti, quindi non è ancora univocamente definita la possibilità di sbarco in quota, quindi nelle definizioni si sale e si scende dallo stesso posto. Il mercato ha prodotto macchine che arrivano fino a 150 metri, chiaro che sono macchine molto particolari, molto impegnative, anche molto costose. Diciamo che le quote ordinarie nei nostri territori sono i 30 metri, già salire a 50 metri è molto. L'importanza della sicurezza è non farsi male, il pensare a non farsi male. All'inizio di ogni, quando si fanno dei corsi, dico sempre che la cosa importante è tornare a casa la sera, stanchi, sporchi, arrabbiati, ma che possiamo abbracciare e baciare i nostri cari. L'IPLE organizza e promuove il corso di formazione tecnico-ambientale per lo sviluppo sostenibile. Superato un esame finale, sarà rilasciato il certificato di qualifica di tecnico-ambientale, figura professionale che avrà ampie conoscenze e competenze in materia ambientale, come il comportamento di un'azienda, emissioni in atmosfera, scarichi in acqua, riciclaggio, smaltimento rifiuti, contaminazione del suolo e molto altro. Il corso è cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo e dalla Regione Emilia-Romagna. È quindi gratuito, della durata di 500 ore, di cui 300 in aula e 200 previste come stage in azienda. Il termine per iscriversi è il 14 aprile 2017, mentre la selezione in ingresso si svolgerà il 19 e il 20 aprile. Per maggiori informazioni si può consultare il sito di IPLE www.edili.com o scrivere a stefania.nepoti@edili.com. Tra le attività per i primi 70 anni di IPLE e per promuovere la cultura della sicurezza, l'Istituto Professionale Edile di Bologna organizza il concorso artistico Sicuri si cresce. È aperto a tutti e consiste nella realizzazione di un video di 2 minuti sul tema della sicurezza, da inviare entro il 30 di aprile. I migliori lavori saranno poi messi in onda nelle puntate della nostra trasmissione Edilizia Sicura. Tutto reperibile sul sito www.edili.com. L'IPLE dà la possibilità di introdurre i giovani preparati in uscita dai propri corsi per un periodo di stage gratuito in azienda. Per informazioni consultare il sito www.edili.com.